modo si completa un percorso di riflessione che abbiamo cominciato già a settembre. E si completa perché dopo aver ascoltato sulla teologia della famiglia, della Chiesa, sulla attesa della Chiesa nei confronti della famiglia, adesso ascoltiamo un teologo che ci parla della famiglia, per ciò che ha e può dare e può esprimere nella Chiesa e nella società. Avremo ancora un incontro, ma già questo sarà sul versante educativo, il tema dell'educazione all'affettività, dell'affettività. Ma questo incontro è davvero un momento sintetico, per cui sono molto contento che stiamo riuscendo a realizzare. Sono molto contento che abbia accettato di venirlo a tenere il professor Berciaim, un giovane professore, come già vediamo, ma già molto noto e affermato come alcuni. E io lo ringrazio molto anche a nome vostro, e gli voglio dire con molta semplicità e calore ecco il nostro cordiale benvenuto. Buonasera. Allora, col Vescovo, dialogando telefonicamente, ci siamo proposti tra le due opzioni se fare un titolo più cattedratico o un titolo più simpatico ma reale, e abbiamo optato per una cosa più comunicativa. E siccome mi ha presentato come un buon comunicatore, io mi trovo costretto a non leggervi le tante citazioni che ho preparato, per cui sarà meno dotto, ma spero più istruttivo e più incisivo come intervento. La famiglia, agente non segreto, non è messa lì a caso, è messa lì come titolo per evocare un fatto molto diffuso purtroppo. La religione è un fatto privato, la religione te la tieni, la tua religione nel tuo casato, il più nascosto possibile. Questo dato della religione, fatto privato, si congiunge nella nostra configurazione cattolica a un aggravante, quello del laico come cliente del sacro. Il laico o la laica, quindi il cristiano non insignito da un sacramento o da un voto, da una consacrazione. Vorrei partire da questo perché prima di poter parlare di un ruolo della famiglia abbiamo una necessaria riscoperta del cristiano persona, del battezzato come apostolico al pari di qualsiasi altro battezzato, quindi che sia il Papa, un Vescovo, un cardinale, un monaco, un eremita, ogni cristiano è apostolico. Hanno menzionato il Libano tra le mie credenziali. Da noi è stato molto diffuso il cristianesimo eremitico. Ci sono delle vallate che si chiamano le vallate di Kadisha, detto in italiano le vallate dei santi, dove si ritiravano gli eremiti. Ora, nel regolamentare questa vita eremitica, gli eremiti che venivano dalla vita comunitaria non avevano il permesso di ritirarsi in vita eremitica se non dopo aver mostrato una profonda maturità comunitaria e missionaria anche della loro vocazione eremitica. Di modo che si dice di San Charbel, qualcuno di voi forse ne ha sentito parlare, più vado in giro più mi rendo conto che è conosciuto anche qua, si dice di San Charbel che non è scappato nella montagna per ritirarsi, ma ha portato maggiormente e più coscientemente il mondo con sé. Questa introduzione l'ho voluta presentare, premettere alla mia riflessione sulla vocazione della famiglia, perché se non ci troviamo
coscientemente d'accordo su questo lato della nostra missione cristiana, i cristiani, piuttosto che essere credenti, rimangono clienti di un servizio ecclesiale che offre qualche servizio in alcuni momenti del vissuto. E proprio in questi giorni, purtroppo, sono accaduti alcuni funerali di persone vicine o lontane nella nostra famiglia, e mia moglie mi diceva come ogni fase della vita è accompagnata da qualche esperienza. Quindi quando si è bambini si partecipa a battesimi, matrimoni; quando si è nella nostra età, quindi parlavamo di noi due, riceviamo purtroppo tanti inviti a matrimoni, non purtroppo che la gente si sposa, ma un matrimonio è sempre impegnativo partecipare, soprattutto a matrimoni dall'altra parte del mondo. E poi mi raccontava della nonna che in questo periodo partecipa a tanti funerali, e pare che per alcune persone la vita ecclesiale si riassuma un po' a questo consumo dei sacramenti. Allora, parlare della famiglia come agente, quindi come una realtà che opera nel campo della Chiesa, è agente non segreto. La famiglia è agente che deve uscire allo scoperto. Vorrei declinare questo primo volto della famiglia con due belle citazioni. Una che viene dalla Familiaris Consortio. La Familiaris Consortio è una lettera enciclica di Papa Giovanni Paolo II sulla famiglia, e della Amoris Laetitia, che penso che tutti conosciamo, di Papa Francesco. Nella Familiaris Consortio numero 13, Papa Giovanni Paolo II presenta la famiglia come simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Potrebbe risultare un po' teologhese come linguaggio, per cui vale la pena spezzarlo. Simbolo reale. La nostra fede cristiana è piena di simboli perché la nostra vita umana è piena di simboli. Solo che il simbolo non è un segno. Se io faccio così a qualcuno, potrebbe essere il segno che l'ho riconosciuto e gli sto facendo un saluto. Magari in qualche cultura questo segno è dire ti ci mando a quel paese. Ok? Quindi è un segno convenzionale, è un segno debole. Nella Chiesa c'è una distinzione tra segno e simbolo, tra segno e sacramento, per dire che il simbolo è un segno forte, è un segno non convenzionale. Solitamente nella teologia sacramentaria si usa l'esempio del sangue. Il sangue è segno di vita, ma non è soltanto un segno come il segno stradale. Sapete, noi da Roma verso sud, il segno stradale ottagonale, sapete qual è il segno ottagonale, no? Lo stop. Qualcuno non lo sa, e questo è segno della gravità del problema. Questo segno ottagonale ti dice: se proprio sei sicuro di non potercela fare a passare davanti a quello che sta venendo a 5 metri di là, rallenta piuttosto che fermarti. Quindi è una realtà molto convenzionale. Il simbolo è un'altra cosa. Io senza sangue non solo non ho il segno della vita, io sono senza vita. Quando il Papa parla del matrimonio, degli sposi come simbolo reale, sta dicendo una cosa molto grande. Sta dicendo che se manca la famiglia, manca una parte della presenza reale eucaristica nella storia. Se manca la famiglia, manca una presenza reale, come se mancasse, non di pari livello, ma di pari efficacia, l'Eucaristia. La seconda citazione viene da Amoris Laetitia 11, dove Papa Francesco
parla della famiglia come vera scultura del Dio trinitario. E il Papa poi fa un accenno alle sculture dell'Antico Testamento, sculture vietate, come ben sappiamo, non ti farai nessun idolo, mentre la famiglia è la vera scultura che manifesta il Dio trinitario. Noi sappiamo che poi soprattutto Giovanni Paolo II nelle sue catechesi sull'amore umano dice: quando Dio crea l'essere umano a sua immagine e somiglianza, non crea il single, crea la reciprocità. Creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, maschio e femmina, lo creò. Quindi questa realtà dell'immagine di Dio che si manifesta dalle prime pagine della Genesi diventa speculare, tanto che l'essere comunionale dell'uomo e della donna diventa una prova storica della realtà del Dio cristiano, del Dio trinitario. Quindi la famiglia non è un agente segreto, non può essere un agente segreto, perché ha il compito di manifestare il volto del Dio Trino e il volto di Cristo e del suo amore per la Chiesa. In alcune icone della tradizione, anzi in realtà non sono icone della tradizione, sono icone recenti, anche se ripercorrono alcuni elementi della tradizione, ci sono tre livelli manifestati: la Trinità sotto un quadro che rappresenta Cristo e una figura femminile che può essere Maria, che è la Chiesa e che è l'anima sposa, quindi ci sono le nozze di Cristo e la Chiesa, e Maria naturalmente è un paradigma della Chiesa, e sotto due sposi che si scambiano sotto l'effusione della colomba, sotto l'effusione dello Spirito, il loro sì. E questa iconografia rappresenta una chiave ascensionale che riporta verso Dio. Quindi il mistero è discendente, ma la conoscenza del mistero è ascendente. Tanto è vero, e ho cercato nel poco tempo che avevo in questi giorni, quando mi è venuta l'intuizione, ho cercato quel discorso di Giovanni Paolo II e non l'ho trovato, ma più o meno affermava, non mi ricordo se era a Manila, affermava così: senza la famiglia non è possibile credere alla Trinità. Non che la Trinità non esista senza la famiglia, ma la famiglia è una delle grandi analogie per parlarci della Trinità. Mi permetto di citarlo senza essere preciso, sicuramente l'ha detto molto meglio, in un modo molto più preciso e conciso di me, ma il fondo della sua affermazione è questa. E pensate che nella storia della Chiesa si è temuto di usare l'analogia familiare non perché la famiglia non rispecchi la Trinità. Ad esempio Sant'Agostino nel De Trinitate evita di parlare della famiglia come immagine della Trinità per la possibile confusione che poteva generarsi. Quindi il Padre è il Padre e ci siamo. Siccome lo Spirito viene cospirato dal Padre e dal Figlio, in questa analogia il Figlio sarebbe la Madre e lo Spirito il Figlio, per cui per timore di questa confusione né lui né Tommaso d'Aquino hanno applaudito per l'analogia familiare. Ma grazie a Dio nel XX secolo diversi teologi hanno manifestato la loro accoglienza per questa analogia, e onestamente io vi dico, nel mio spiegare la Trinità, non all'università, anche qualche volta faccio qualche accenno, ma alla gente che mi chiede: ma parlaci della Trinità, uso questa analogia familiare. E Hans Urs von Balthasar, un grande teologo del secolo scorso, dice così: se escludiamo dall'unione amorosa, quindi dall'unione sessuale tra l'uomo e la donna, la dimensione del tempo, quindi inserendo questa unione nell'eternità, per cui tutto è subito, non nel senso che lo vogliamo noi, possiamo vedere
nella loro unione, quindi nel loro amore reciproco, l'espressione immediata della loro fecondità, lo Spirito Santo. E così l'unione nuziale diventa l'analogia o un'analogia eloquente della Trinità. L'amante, l'amato, quindi colui che ama, l'amato, e l'amore che li unisce e che è generato da loro. Ho voluto presentare questa prima immagine teologica che magari per qualcuno potrebbe risultare sconnessa dalla missione, quindi dall'essere agente della famiglia. Per questo vorrei toccare adesso alcuni punti, non li enumero perché potrebbe uscire qualcuno dei numeri. Stavamo parlando con Sua Eccellenza di uno dei miei docenti ai tempi della Gregoriana e lui partiva con 7 punti, poi a volte arrivava anche a 25, per cui io vi risparmio i numeri, ma saremo intorno a 3-4 e non andremo molto per le lunghe. Faccio solo un accenno iniziale, che parlare della famiglia come agente sociale, agente ecclesiale, potrebbero risultare due ruoli. In realtà la famiglia è una di quelle realtà dove il sacro si gioca nel cuore stesso del profano, e quindi l'opera ecclesiale della famiglia è contemporaneamente, senza confusione, ma è contemporaneamente un'opera sociale. Quindi la presenza sociale della famiglia traduce la sua realtà ecclesiale, la sua realtà di fede, e la sua realtà di fede è una delle più eloquenti manifestazioni del suo compito sociale. La famiglia cristiana è la presenza di Cristo tra le pentole, nel cambio pannolini, nell'accompagnamento alla scuola, parlo di chi ha i bambini piccoli, nell'attesa di un figlio che non torna nell'ora prefissata e in tante altre occasioni. Il primo punto che vorrei sottolineare è una testimonianza eloquente quanto controversa del nostro tempo. È la testimonianza per il valore della differenza. La famiglia, nella sua natura come Chiesa affermiamo e confermiamo, esprime la diversità senza farla fagocitare nell'alterità. Non so se rendo l'idea. Una delle femministe degli anni 70 diceva: ogni epoca ha le sue battaglie. La battaglia dell'epoca nostra è l'affermazione della differenza sessuale. Naturalmente lei lo affermava come affermazione della natura della donna schiacciata per secoli, ma penso che abbia anche del profetico un'affermazione così. Un teologo della scuola milanese fa un'osservazione non indifferente quando dice: la nostra epoca ama così tanto la diversità che praticamente invece di affermare i diversi cerca di creare una omologazione della diversità. È uno dei suoi paradossi, la dice molto meglio di come l'ho detta io, ma il succo è questo. Cioè, noi amiamo chi viene dall'Asia, chi viene dall'Africa, ma quando andiamo ad affermare la diversità vogliamo l'omogenizzato, perché la diversità come vera diversità ci minaccia. E in questo senso anche troviamo nella nostra società una specie di evirazione del maschile e una specie di mascolinizzazione del femminile. Questo dove si manifesta? Soprattutto nell'ambito lavorativo per la donna e nell'ambito casalingo per il maschio. Il che non significa che lo status precedente fosse assoluto da non toccare. La declinazione dei generi nella storia
è un dato non rivelato, ma il fatto di negare la differenza tra i generi proprio per arrivare a un'uguaglianza, quindi un'uguaglianza non fondata sulla polarità, ma sull'omogenizzato, è uno dei pericoli della nostra epoca. A questo riguardo preferisco leggere con voi un paio di paragrafi dell'Amoris Laetitia. Nel numero 174 Papa Francesco parla delle madri. Le madri, quindi manifesta un po' il carisma femminile, le madri sono l'antidoto più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. Sono esse a testimoniare la bellezza della vita. Senza dubbio, una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica religiosa, nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara. Senza le madri non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona parte del suo calore semplice e profondo. E poi il Papa rivolge un appello alle mamme: carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al mondo. E penso che tutti, o almeno tanti di noi, io sicuramente sono tra questi, sono grati a questa figura materna che ci ha fatto le prime e indelebili lezioni di teologia, le lezioni di un Dio che è dono gratuito, che veramente è un dono grazioso, Dio che è viscere materne, come direbbe la Bibbia quando parla di misericordia. Quando la Bibbia dice misericordia, dice Dio è viscere materne, Rahamim. Poi il Papa passa, dopo qualche numero, quindi non è l'unico numero che parla delle madri, a parlare dei padri. Si dice che la nostra società è una società senza padri. Nella cultura occidentale la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, distorta, sbiadita, eccetera, eccetera, per passare poi a declinare i carismi della paternità, del maschile. Al numero 177 il Papa scrive: Dio pone il padre nella famiglia perché con le preziose caratteristiche della sua mascolinità sia vicino alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranza, e perché sia vicino ai figli nella loro crescita, quando giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taciturni, quando osano e quando hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada. Padre presente, sempre. Dire presente non è lo stesso che dire controllore, perché i padri troppo controllori annullano i figli. Ecco, anche qui il Papa non si lascia andare né a teorizzazione, ma va a toccare il concreto. Questi due paragrafi ci fanno pensare, in breve, ai carismi del maschile e del femminile, tanto fondamentali, e lo testimoniano gli psicologi onesti, tanto fondamentali per lo sviluppo psicologico e umano dei figli, ma anche dei genitori, nel senso che noi non cessiamo mai di essere figli e tante volte i genitori diventano più presenti quando non sono più su questa terra, quando non sono più presenti, e ci insegnano con quell'esempio che magari abbiamo preso e tenuto per scontato per tanto tempo. Quindi il primo punto che vorrei evocare con voi come provocazione sulla presenza della famiglia è quella presenza in una società dove bisogna fare crociate per dire che l'erba è verde. Nell'ambito della famiglia, non è mia la bella espressione di Chesterton, nell'ambito della famiglia, nella spontaneità della presenza di un padre presente e di una madre presente, si imparano questi due ruoli, che non si escludono a vicenda, ma che sono complementari e anche contagiosi l'uno verso l'altro.
Sono contagiosi nel senso che la presenza materna insegna al padre che non tutto è confine, che c'è anche il cuore, e insegna alla madre che non tutto è coccola, ma c'è anche la regola che aiuta a crescere. Non a caso l'immagine di Dio nella Bibbia ci viene trasmessa in due analogie, l'analogia paterna e l'analogia materna. Dio un padre che ama col cuore di una madre, diceva Giovanni Paolo I, e in questo non è un poeta così distratto, esprime il cuore della realtà biblica. Nel parlare di misericordia, la Bibbia nell'Antico Testamento usa due registri linguistici, il registro delle viscere materne, quindi Dio ama come un grembo materno, gratuitamente, a priori, senza condizioni. Non è che il grembo dice, no figliolo, siccome avrai il naso di mia suocera, non ti nutro. Il grembo ama, esprime qualcosa di divino, ma allo stesso tempo nell'Antico Testamento, quando si parla della misericordia di Dio, si parla di Hesed. Hesed sarebbe il volto paterno, il volto esigente dell'amore. Il Hesed, se vogliamo declinarlo in chiave di viscere, in chiave di grembo, in chiave di utero, sono le contrazioni dell'utero. Perché quell'utero che è il luogo della tua vita, se solo ti custodisce e non ti aiuta a metterti in piedi, non ti aiuta a nascere e a rinascere, diventa la tua tomba. E questi due volti sono espressione del maschile e del femminile in Dio, dove, come giustamente dice un libro recente di un padre gesuita, padre Imperatori, Dio è al di là del maschile e del femminile, non perché li annienta, ma perché li attraversa e li porta al loro compimento. Cioè, se Dio ha creato il maschile e il femminile a sua immagine e somiglianza, significa che non sono analogie contrarie all'essenza di Dio. Naturalmente Dio è ben al di là della sessualizzazione e dei limiti del maschile e del femminile. Quindi oggi mia moglie ha condiviso con me una cosa simpatica. In definitiva, il ruolo del padre in famiglia si limita allo spegnimento delle luci lasciate accese in casa. Ecco, il maschile in Dio naturalmente non è questo monotasking al quale viene relegata la figura maschile ogni tanto, ma già nel declinare la presenza di Dio vicino al suo popolo nell'Antico Testamento tocchiamo questa sua maternità e paternità, questo volto maschile e femminile. E c'è, mi sono dilungato su questo aspetto, ma penso sia importante capirlo, c'è un tracciato molto interessante nella Bibbia che attraversa l'Antico e il Nuovo Testamento. Israele è attento a non usare l'analogia di Dio padre e di Dio madre. Perché? Perché intorno a lui c'erano tanti pagani che si facevano generare dalla divinità, cioè quella roccia è tuo padre, Baal è tuo padre, eccetera. Quindi non usavano queste analogie per non confondersi con i pagani, ma quando vengono a usare queste analogie fanno capire o esprimono, anzi spontaneamente, quindi non stavano facendo una apologia della propria fede, ma una manifestazione spontanea della loro esperienza, fanno capire e capiscono che paternità e maternità in Dio sono al di là della paternità e della maternità umana. Vi do solo due esempi. Il Salmo 27: mio padre e mia madre mi hanno lasciato, ma il Signore mi ha preso. Quindi Dio è più padre di un padre, è più madre di una madre. Isaia 49: può una madre abbandonare il figlio del suo grembo? Anche se queste si dimenticano, anche se queste abbandonano, io non ti abbandonerò. Allora Dio è più madre di una madre, ok? E quindi la famiglia, per tornare al primo quadro che abbiamo voluto sottolineare, la famiglia
E nella società, soprattutto nella nostra società occidentale, altamente confusa, pensate, leggevo questa cosa raccapricciante dell'aborto fino all'ultimo giorno di gravidanza a New York. È una cosa proprio atroce. Già a 22 settimane una ecografia ti farebbe vedere cosa stai facendo fuori. Figuratevi alla 39esima e 40esima settimana. Quindi la famiglia, se vive, se diventa ciò che è, vive una testimonianza profetica dell'evidente che non è più evidente. La seconda cosa che vorrei sottolineare è l'esperienza dell'amore. Nella Bibbia si crede in Dio non perché si fanno ragionamenti filosofici, non ci sono le cosiddette cinque vie di San Tommaso per affermare l'esistenza di Dio nella Bibbia. Dio si sperimenta nel vissuto, nel concreto, Dio si sperimenta nell'amore. Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 4, versetti 8 e 16, afferma che Dio è amore e afferma che noi crediamo perché abbiamo riconosciuto l'amore di Dio. La famiglia è il luogo dove facciamo esperienza concreta dell'amore. Prima, o per non citare soltanto papi, vorrei citarvi un testo di un teologo noto per essere complesso, ma questo passo non lo è, Karl Rahner. Il titolo del suo testo è Il mistero divino nel matrimonio. Quindi come il matrimonio, per semplificare, è un luogo dove si manifesta il mistero divino. E dice Karl Rahner, nell'amore veramente personale, quindi quando c'è una vera esperienza di amore, è sempre insito un assoluto. Quando io vivo un gesto d'amore, quando vivo un gesto di oblio di me stesso per un'alterità, c'è qualcosa che tradisce la presenza di Dio, la presenza dello Spirito di Dio. Lo cantiamo, no? Nelle nostre liturgie, dove carità e amore, lì c'è Dio. Ubi caritas, ibi Deus est. Quindi c'è qualcosa di assoluto che spinge al di là della contingenza degli amanti. Quando sperimento l'amore, la mia coscienza è spinta ad andare oltre se stessa. Lo vediamo anche nei film di Moccia. Non mi ricordo, perché c'è una scena di un film dove quel ragazzo, dopo che si innamora di una, Dio esiste! Ecco, questa è teologia messa in chiave sdolcinata, ma è teologia. Il grande beato Newman, pensate, è così grande che Papa Benedetto, che aveva istituito che le beatificazioni fossero eventi diocesani, l'unico penso beato che lui ha elevato a questo titolo è stato Newman, e lui molto semplicemente, tra i vari detti belli che ha, we believe because we love. Noi crediamo perché amiamo. Nell'esperienza dell'amore c'è qualcosa di Dio. E dove si fa questa esperienza dell'amore primariamente? Dove la tocchiamo? Dove la sperimentiamo? La voglio dire in chiave rovesciata. Jean Vanier, fondatore della comunità L'Arca, L'Arche, una comunità che si occupa soprattutto di persone che soffrono di disagi anche psichici e di deficit mentali, lui racconta di come alcune persone che sono state private dell'esperienza dell'amore nella loro infanzia faticano a fidarsi dei gesti espliciti di amore degli altri, perché c'è questa fase iniziale della nostra vita. Freud la delimita ai primi 7 anni della nostra vita, la psicologia contemporanea ci parla addirittura delle impressioni non verbali della vita uterina. E Jean Vanier dice, ho incontrato persone che è come se
avessero una tensione continua nel corpo per proteggersi da ogni tocco, perché non sono stati abituati a un tocco di amore. E racconta in un libro non molto vecchio, Paura di amare, come queste persone che col tempo e con tanta fatica, perché non l'hanno ricevuto da bambini, col tempo iniziano a rilassarsi dentro il proprio corpo, quasi simbolo di rilassarsi dentro la propria vita quando fanno un'esperienza autentica di amore. Quindi per dirvi, nell'esperienza d'amore che viviamo a casa, noi abbiamo una prima evangelizzazione che rende possibile o impossibile l'evangelizzazione che riceviamo dopo. Ora, niente è impossibile a Dio, lo sappiamo, ma la via ordinaria dove tocchiamo l'amore di Dio è l'amore a casa. E qua, per non rimanere nell'astratto, vorrei raccontarvi una cosa mia. Sono in Italia da oltre metà vita, quindi tanti ricordi sono svaniti della mia infanzia, tant'è vero quando vado in Libano ho pochissimi amici, visito più i parenti, ma alcuni ricordi sono rimasti impressi e sono impressi nella mia esistenza più di tante lezioni di teologia. Ad esempio, quando in teologia ho scoperto il simbolo del pelicano, in qualche chiesa entrate e trovate il pelicano che si taglia la carne e dà da mangiare ai propri figli, e questo è un simbolo eucaristico. Quando ho visto questo simbolo eucaristico, io ho pensato ai miei, durante l'assedio della zona cristiana di Beirut, durante la guerra tra Libano e Siria, cioè tra i cristiani e i siriani, vabbè, una cosa molto più complessa che questa declinazione. Eravamo sotto assedio, la zona nostra era una zona industriale, quindi non c'era il grano, eravamo proprio messi lì per cadere e per arrenderci. Mamma e papà mangiavano pochissimo, e conoscendo adesso papà so che grande sacrificio era per lui mangiare pochissimo. Prendevano la farina, la mescolavano con l'acqua, la passavano appena sul fuoco e davano a noi da mangiare. Non si sono tagliati la carne, ma davano veramente i 2 centesimi della vedova per i propri figli. Per me questa è una lezione eucaristica molto più grande di tante lezioni complesse, magari con linguaggio scolastico, per parlare dell'Eucaristia. E Papa Francesco di questo amore che riceviamo parla proprio dall'inizio. I preparativi che si fanno per un figlio, la scelta del nome. Quante volte ci affezioniamo a un nome o al nostro nome perché i genitori ci raccontano la storia che c'è dietro. Noi ne sappiamo qualcosa perché il nostro primogenito, l'abbiamo chiamato Nathan, e il nome è uscito fuori dopo un ritiro dove abbiamo riflettuto sul nome Natanaele, quindi dono di Dio. Allora lui che è arrivato come dono, eccetera, senti una certa fierezza quando parla del proprio nome, perché c'è una storia d'amore anche dietro al nome, la scelta del nome, la trasmissione del linguaggio. Papa Francesco presenta una bella fenomenologia della comunicazione non verbale dell'amore. La comunicazione non verbale tante volte è quella più credibile, perché la parola viene a confermare un vissuto. E quindi la famiglia come scuola di differenza, dove le differenze diventano polarità e possibilità di relazione, una scuola di amore e quindi una scuola di evangelizzazione. E naturalmente questa scuola dell'amore ha il suo riflettersi naturale nella società. Quanti bulli sono vittime di una vita senza amore? Il bullismo, penso che non sia estraneo neanche da queste parti, è una piaga in tante scuole.
E uno, senza semplificare le motivazioni, una delle motivazioni di questo bullismo è proprio un'esistenza disagiata, un'esistenza abbandonata a sé, che vorrebbe affermarsi, vorrebbe rubare attenzione. Ora, non siamo qui per analizzare il fenomeno, ma per capire come un figlio amato è un problema in meno in società, tendenzialmente. Bene, mi sono dilungato abbastanza, per cui penso che sia il caso di avvicinarmi verso una conclusione. E quindi presento un terzo punto. La Chiesa, nel decreto sull'apostolato dei laici, quindi nel Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, al numero 11, parla della famiglia usando questa espressione bellissima. Parla del santuario domestico della Chiesa. La famiglia è il santuario domestico della Chiesa. Anche la Lumen Gentium, quindi la Costituzione Lumen Gentium, sempre al numero 11, parla della Chiesa domestica. E in realtà le due espressioni che abbiamo scelto con Sua Eccellenza, quindi Chiesa e società, sono incluse nella definizione della famiglia. La famiglia come prima cellula della società e come Chiesa domestica. Ecco, a proposito di questo santuario domestico, sto facendo esperienza sempre più di come ciò che viene trasmesso in famiglia ha un peso, ha un valore, ha una pregnanza insuperabile. C'è solo una conversione alla San Paolo, per ricordare il nostro San Paolo, che comunque è stato cresciuto nella fede. Ci sono persone che scoprono la fede senza alcuna iniziazione, quindi solo queste conversioni superano quello che può essere ricevuto in famiglia. Tant'è vero che ho iniziato a parlare ultimamente di lingua madre. Conoscete, no? Quando si parla di lingua madre, tendenzialmente nel tuo curriculum non devi specificare come la parli questa lingua madre. Quindi mentre metti spagnolo, livello fioraio, francese, non so, livello cucina, quando metti italiano, lingua madre, non hai bisogno di specificare eccellente, modesto, inesistente, finto. E quando ho iniziato a insegnare alla Cattolica, no, anzi, non quando ho iniziato, quando mi hanno fatto passare alla sezione internazionale, ho iniziato a capire quanto noi italiani, noi mediterranei, siamo fortunati nell'avere questo substrato di una lingua madre religiosa. E vi racconto un episodio. Mi è successo all'inizio di un anno di trovarmi davanti un ragazzo che mi sembrava scioccato. Per una o due lezioni l'ho lasciato andare così, anzi un po' di più, poi mi sono avvicinato a questa persona che vedevo un po' più rilassato, ma comunque non sempre a suo agio, e gli ho chiesto: non vorrei fare gli affari suoi, ma mi piacerebbe capire come sta vivendo questa esperienza. È un ragazzo anglosassone che viene da un paese del nord e mi dice: guardi, io non ho mai avuto una formazione religiosa, cioè quando sono entrato in queste classi, soprattutto la sua classe di teologia, io dicevo: ma questo da quale pianeta viene? Di che cosa sta parlando? E la mia sorpresa, la mia irritazione aumentava per il fatto che davanti a me, siccome si metteva dietro, davanti a me c'erano persone che annuivano, persone che interagivano, e vedevo che vi capivate. Ma stavate parlando in inglese, vi stavate capendo. Cioè, io capivo le parole singole, ma non capivo quello che vi stavate dicendo. Io ero contento di questo fatto e lui ha messo le mani davanti. Non è che mi sia convertito, però inizio a capire
l'importanza di questa cosa che per me era veramente cose dall'altro mondo. Venendo da una società dove il fatto religioso, il fatto dell'appartenenza è anche identitario, cioè per noi cristiani magari mio zio non sapeva neanche dove si trovava la chiesa in città, ma era disposto a morire per il suo essere cristiano maronita. Sentire una persona così è veramente trovarmi nel suo posto. Ma di che cosa stai parlando? E mi rendo conto che come genitori abbiamo questo compito, come famiglie abbiamo questo compito di nutrire una manifestazione della nostra fede che va dal non verbale al verbale, all'annuncio verbale in famiglia. Per questo mi piacerebbe chiudere questa riflessione parafrasando una storia che mi ha segnato all'inizio della mia riconversione nella fede all'età di 15 anni, quindi un po' di secoli fa ormai. Viene da una raccolta di lettere sulla preghiera di un certo padre Henri Caffarel. Vengo da una cultura francofona, quindi sono molto presenti i francesi nella mia cultura. E questo Caffarel va incontro a un abate trappista e gli chiede di parlargli della preghiera, perché questo abbe Caffarel aveva due poli nel suo apostolato: il primo apostolato, quello della preghiera, il secondo, molto convergente col primo, è quello delle famiglie. Non so se qua in diocesi c'è qualche famiglia che appartiene a quelli che chiamano ENT, Equipe Notre Dame, ecco. E quindi io l'ho conosciuto prima nel ramo preghiera, questo padre Caffarel. Durante questo incontro, dove voleva imparare qualcosa da questo trappista, gli chiede sulla sua vita di preghiera e racconta che quando era giovane a Parigi questo abate andava nell'oratorio della sua parrocchia, nel centro giovanile della sua parrocchia, e un giovedì d'inverno, al termine di un pomeriggio di giochi, il vice parroco aveva parlato a questi ragazzi di preghiera. E poi si sono salutati, baci, abbracci, ognuno a casa sua. Questo ragazzo ha fatto finta di voler aiutare il viceparroco nel mettere a posto l'aula. In realtà voleva fargli questa domanda: padre, lei ci ripete di continuo che bisogna pregare, ma non ci insegna a farlo. Allora il viceparroco gli rispose: è vero, vuoi saper pregare? Bene, François, vai in cappella e là parlagli, là parla con lui. Sono andato in cappella, continua, quella sera, e devo esservi rimasto a lungo, poiché mi ricordo che sono rientrato tardi a casa, ricevendo un severo rimprovero. Avevo pregato per la prima volta, e credo proprio che da allora non ho mai smesso di parlargli. Poi racconta che a un certo momento ha smesso di parlare, ma è come se non fosse più stato presente a padre Caffarel. E padre Caffarel commenta: cioè quel consiglio, vai in cappella e parlagli, sembrava un consiglio banale, no? Invece la sua efficacia nella vita di quello che è diventato poi monaco mostrava che quel vice parroco in realtà era un uomo che aveva avuto un incontro e non ha fatto altro che testimoniare nella semplicità, nella delicatezza di questo incontro. Dove voglio andare a parare? A volte mi vengono a parlare delle persone e mi dicono: beh, i tuoi figli sono fortunati perché tu sei teologo, puoi rispondere alle loro domande, alle loro perplessità. Io vi assicuro, per conservare la fede dei miei figli non la teologizzo, perché la teologia è una vocazione, ma conoscere l'amato è compito di ogni cristiano.
e noi ai nostri figli nella nostra vita di coppia, oltre a sperimentare l'amore, a vivere l'amore, dobbiamo contagiare l'amore verso l'amore. L'amore non è amato, lo diceva Francesco, ma lo dobbiamo dire noi come famiglie. L'amore non è amato, è il nostro compito è entrare in questa mistica nuziale, che non è soltanto la mistica del talamo nuziale, come sottolinea in modo giusto Don Rocchetta, ma è una mistica pervasiva della nostra esistenza. E sapere che Dio si è fatto carne, Dio, come dicevate in modo molto bello nel vostro testo qui, citando Papa Francesco, Dio in Cristo ha imparato a pregare guardando Maria e Giuseppe. Quindi il nostro compito come famiglie, il nostro compito come famiglie con figli e famiglie senza figli, è quello di essere contagiosi d'amore. E si è contagiosi d'amore inteso come amore che ha un volto, amore di Cristo, se c'è un incontro. Per cui non è una chiusura retorica dirvi che se vogliamo scoprire il nostro ruolo nella società e nella Chiesa, dobbiamo capire e convincerci profondamente che come famiglie, come coppie, come cristiani, siamo chiamati a vivere un'intima unione con il Dio Trinitario in Cristo. Vi ringrazio.